Get up. We play just the best music. Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Arena, che vi parla è sempre il vostro fedelissimo Dani Murani, che vi terrà compagnia col consueto appuntamento di Live Music Play, l'appuntamento che fa scoprire gli artisti che sono sparsi per l'Italia, per nel mondo, come in questo caso. Oggi avremo da chiacchierare con degli artisti abbastanza particolari. Sono già lì presenti con me. Io intanto ricordo che potete seguirci sulla nostra piattaforma www.radioarena.it, scaricando la nostra app gratuita. Ma per i più coraggiosi, se possiamo dire così, Michael e Andrea adesso mi faranno da spalla, ecco, perché i più coraggiosi possono anche guardarci e avere, diciamo, stomaco, almeno per il sottoscritto, perché gli altri due sono abbastanza carini, io sono il più, diciamo così. Va bene, quindi anche il 371-124-0011 è il numero per WhatsApp, per scriverci, per messaggiarci, tante cose insieme. Io vi presento subito i miei collaboratori di oggi, concedetemi il termine. Okay. Ciao ragazzi, ciao Michael, ciao Andrea. Ciao Dani. Ciao Dani e ciao a tutti. Bene, bene, dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta, qualche minuto di ritardo, ma sapete, no? Le feste e tante cose, il mangiare, iniziamo da adesso, poi pian pianino ci dimentichiamo le faccende che dobbiamo fare, ci dimentichiamo di come si usa internet molte volte, e quindi dai, poi il computer è lento perché non vuole sapere neanche lui, pian pianino poi siamo arrivati anche noi. Ma io devo presentare i Darmac, giusto? In primis. Esatto, è giusto. Con Andrea e Michael, via, chi inizia a parlare, chi mi racconta dei Darmac? Ma comincio io, Dani, comincio io a parlarti dei Darmac. I Darmac sono appunto Michael e Andrea, è un progetto che nasce in realtà un paio di anni fa, perché io e Andrea ci siamo incontrati nella stessa accademia dove studiamo. Abbiamo cominciato a fare musica fin da subito, ci siamo trovati in sintonia ed eccoci qua dopo due anni ancora a scrivere musica, a scrivere bella musica, bei testi e abbiamo un sacco di cose in programma, ecco. Bene, vabbè, Michael già ha dato il là. Io darei la parola a questo punto anche all'altra metà dei Darmac, no? Andrea? Grazie mille, intanto volevo approfittare per salutare tutti i radio, come si dice in italiano, io sapete che vivo un po' da un po' di anni all'estero, tutti gli ascoltatori, vedo radio che ascoltatori, sì. I radio ascoltatori, tra cui vedo anche Martina Villa, una nostra grandissima sostenitrice di Catania, che voglio salutare. Sì, in realtà veniamo in realtà entrambi da due provenienze molto diverse, nel senso che io sono un cantautore, ho frequentato un po' il mondo dei talent, ho fatto amici alcuni anni fa, ho fatto un altro talent in America che ho vinto, mentre Michael ha un'attività fiorente, lui è un po' l'istrumentista, suona pure un altro poco, ti suona pure le posate da lavare, no? Per cui fondamentalmente ci siamo proprio trovati bene, perché abbiamo unito la mia scrittura e la sua musica, e alla fine da lì è partito tutto esponenzialmente. Beh, è una bella presentazione quella che hai fatto, appunto anche per dire, no, agli amici che ci ascoltano e ci guardano, che alla fine, vedi, basta poco, no, per creare sintonia, poi soprattutto con la musica, penso, no, ragazzi, voi adesso potete confermarmi, che alla fine, cioè, basta uno che suona, uno che scrive bene e già hai fatto metà dell'opera. Ma secondo voi, ai Darmac manca qualcosa o siete completi così? Questa rispondi tu, Michael, io perché ti devo dire. Guarda, mi chiamano Gigi Marzullo di Foggia, ti dico. No, anzi, ve lo dico, cosa ci manca, dai, riprendo la parola. Ci mancano, visto che siamo appena nati come duo ufficiale sotto Pulsar Art, su Pulsar Company, ci mancano un po' di like, di follows, perché singolarmente ce le abbiamo, ma adesso nel profilo Darmac _ Music vi chiediamo di seguirci, perché da questo momento in poi vi bombarderemo di materiale, a partire proprio dal nostro esordio radio, che è proprio qui con voi su Radio Arena. Ma davvero siamo i primi a intervistare i Darmac? Assolutamente. Siamo appena nati, eh? Quindi, ricordate, perché anche ieri ho intervistato per la prima volta una ragazzina di 10 anni, Aurora, che fa parte sempre della Pulsar. Cioè, immaginate voi che quanto io sia emozionato, perché io vi auguro il meglio, no? Tra 20 anni, no? Che magari potete diventare la leggenda della musica, no? Ma speriamo prima. Anche tra un anno, no? Facciamo tre,
Facciamo, guarda, in realtà noi abbiamo anche qualche disco di platino alle spalle singolarmente, però come Darmac siamo, io sono per esempio uno degli autori di DJ Mac Perry, quindi abbiamo alle spalle dei successi discografici in Europa grossi, sia io che lui, però diciamo che adesso veramente siamo nati da poco, come diceva Michael, ufficialmente, per quello tutti i profili YouTube, il profilo Facebook e Instagram sono appunto ancora da rimpolpare. Sì, sì. Io una domanda ve la vorrei fare, secondo voi, visto che io ho ascoltato un po' la vostra musica e comunque c'è dell'elettronico, c'è un po' una contaminazione, consentitemi il termine, globale, no? Parlando proprio di musica, c'è del pop, c'è dell'elettronica, c'è una vena rock, c'è un po' di tutto, ma secondo voi la chiave giusta, no, per arrivare al successo nel 2020-21, perché siamo ormai alle porte del 2021, qual è musicalmente parlando? Visto che adesso molti ragazzi anche della nostra età, più della vostra, perché sono un po' più grande, anche se sempre piccolo. Quanti anni hai? Non si dice, alle donne non si chiede. Dai, magari quello che magari ascolta di più è la trap, il rap, queste cose così. Secondo voi, il genere musicale che può attirare di più, 2020-21? Ma guarda, ti dico la verità, Dani. Il genere musicale, secondo me, che può attirare di più non esiste di per sé. Secondo me quello che è importante è la convinzione di come proponi il tuo materiale, di come ti proponi al pubblico, diciamo. E poi, sai, quello che ascolti influisce tantissimo anche su quello che fai. Secondo me gli ascolti di un musicista sono il vero studio. Il tuo background ti forma veramente benissimo come musicista, e questo il pubblico poi lo sente, diciamo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, diciamo che si ascolti un po' di tutto, secondo me è meglio come per essere un musicista completo, ecco. Io vi ho fatto questa domanda perché salutiamo Emiliano, salutiamo la Pulse Art, salutiamo la BMG Record, anche la nostra carissima Patrizia Mottola, esatto, salutiamo tutto lo staff, ovviamente. Perché vi ho fatto questa domanda? Perché ci siamo sentiti in questi giorni, no? E voi mi avete omaggiato, io sono contentissimo, di una vostra cover, la prima cover, possiamo dire così, dei Dharma, sì, esatto? Sì, 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 è la prima cover. Allora noi di Radio Irene proprio ci mettiamo la giacca e cravatta e ce l'ascoltiamo, che ne pensate? Ti ringrazio anche perché poi qui la domanda che ci hai fatto noi abbiamo cercato di rispondere nei fatti, perché noi siamo uomini di fatto, più che di parole, quindi secondo me questo discorso della contaminazione lo si nota non solo nell'inedito ma già dalla cover. Ce l'ascoltiamo, Whatever It Takes, Dharma. Falling too fast to prepare for this. Creeping in the world could be dangerous. Everybody circling its vultures. Negative, nepotism. Everybody wanting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Haul me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. What up on your lip, lip. Let out that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. You take me to the top, I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Always in the fear of being typical. Looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like a matro dome. Everybody needs to be a part of them. Never been enough, I am the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Haul me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. What up on your left, left. Let out that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. You take me to the top, I'm ready for whatever it takes.
cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Hypocritical, egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working on to something that I'm proud of. Out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost. I made an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just the product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am diseased, at least I go down to the grave and die happily. Little body on my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes, cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. You take me to the top, I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Wow! Basta, non dico più nulla, ragazzi. Commentatela voi, come nasce questa cover? Perché proprio questa canzone? Vuoi dirlo tu? Beh, diciamo che nasce sicuramente dal fatto che è una canzone, come appunto dicevamo prima, racchiude un po' di generi. Infatti, non so se si sente, ma è stata ripresa anche un po' di trap, magari nella batteria. Gli abbiamo dato questa vena di freschezza appunto da 2020 con questa batteria un po' trap, e poi c'è la voce di Andrea invece, che è molto sporca, che richiama sempre il rock, perché lui comunque è un rockettaro inside, questa cosa non gliela si può togliere, anche se sembro un po' pettaro, ma in realtà è anche un po' di parlato, no? Che comunque arrivavo proprio lì, c'è anche un po' di rap volendo. Mica è facile, poi, anche perché Andrea, dove vivi tu? Mi diceva Michael, che adesso non ricordo. È un domandone, allora perché tu hai trovato quel word, no? Quella contaminazione multiculti. Io sono cresciuto, cioè ho fatto la seconda parte della mia adolescenza in Inghilterra, dove mi sono laureato, poi sono andato in America, in Florida, che è dove ho vinto il talent show per Walt Disney, e successivamente mi sono trasferito in Germania, dove tuttora lavoro come vocal coach, lavoro con molti attori e cantanti, per cui in pratica fondamentalmente ormai sono un cittadino del mondo e non ho neanche più una vera e propria patria. Ammetto che se non avessi vissuto in Inghilterra tutto quel botto di anni sarebbe stato difficile il fraseggio su questa... Tutti i miei complimenti per l'inglese, però la tolgo davanti questa domanda, perché è abbastanza scema, visto che hai vissuto, e comunque hai vissuto tantissimi anni fuori, no? E quindi ti puoi vincere facile, esatto. Vabbè, due battutine le so dire anch'io in tedesco, alles klar, guten Tag, queste cose, poi ciao, basta, finito così, le mie lingue sono queste qui. E le parolacce, chiaramente. No. Ma le più importanti sono le frasi da rimorchio, però. Esatto, che non stiamo qui a dire, perché altrimenti mi chiudono di casa oggi proprio. Va bene, ragazzi, torniamo ai giorni nostri, no? Con l'uscita del vostro primo singolo. Esatto. Proprio oggi esce. Oggi ufficialmente esce su tutte le piattaforme, Spotify, YouTube. Su Spotify non ancora. Non ancora. Ma c'è un bel motivo, adesso non possiamo spoilerare, ma c'è un motivo per cui l'uscita Spotify è stata posticipata. Devo dirti anche una cosa, appena lo sentirete il brano capirete, noi su questo brano più che speculare vogliamo lavorare sul messaggio, sì. E per cui in realtà più che commercializzarlo lo vogliamo divulgare, te lo dico proprio... Esatto, perché comunque ha un bel significato che quest'anno... mai come gli altri anni, quest'anno è stato un po' messo da parte per altre vicende, però non vogliamo spoilerare nulla, perché io preferisco sia, certo. Voglio fare ascoltare, poi i ragazzi, Andrea e Michael, hanno omaggiato in un video, in modo che la gente che ci ascolta può ascoltare tranquillamente, ma quelli che ci guardano su Facebook possono leggere e capire bene le parole, perché è qualcosa di fenomenale. Va bene? Allora ascoltiamo. Vuoi andare così ex abrupto, senza dire niente? Andiamo e poi la commentiamo, facciamo un bel commento dopo, perché c'è da dire, secondo me, perché la gente capirà già leggendo le parole e ascoltando il testo, secondo me. Grande. Va bene, allora qui a Radio Arena ci ascoltiamo Sotto Scacco, i Darmark.
Buongiorno amore, dormito bene, fatto colazione, magico epicentro di ogni mia palpitazione. Tu sei l'acqua che bevo, sei l'aria che inspiro e sarai mia fino all'ultimo tuo respiro. E questo è il messaggio che ricevo da te ogni mattina puntualmente alle 9:03. Da te che non riesci ad accettare che ormai da tempo non stai più con me. E plasmerai la tua realtà con la smania di chi non si modera. E mentre mi vesto per andare a lavorare, io già mi sento addosso la tua ombra spettrale. Marina, ripeto che dovrei denunciarti, e infatti ci ho provato con scarso risultato. Il cane che abbaia morde solo raramente, mi hanno detto che per ora non ti si può fare niente. E tu mi cerchi, mi chiami, mi trovi e mi richiami. Sai sempre dove sono, sai sempre con chi sono. E mi segui, mi sfianchi, di farmi male non ti stanchi. E incedi nella tua follia, che adesso è anche la mia. Mi cerchi, mi chiami, mi trovi e mi richiami. Sai sempre dove sono, sai sempre con chi sono. E mi segui, mi sfianchi, di farmi male non ti stanchi. E incedi nella tua follia, che adesso è anche la mia. Fino a quando non saprò fermare questo gioco micidiale che mi lega a te. Auguri amore, San Valentino, consacra la nostra unione che non può avere fine. Nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia, sappi bene, bella bimba, che sarai comunque mia. Parole di carta e rose rosse che ho trovato stamane sparse sul parquet. La tua devozione è folle ossessione, ristagna il tuo sangue nella compulsione. So bene che adesso sei già nei paraggi, ma è inutile cercare, non ti farai trovare. Rimane nell'aria, frammista all'essenza di rose recise, la tua presenza. E tu mi cerchi, mi chiami, mi trovi e mi richiami. Sai sempre dove sono, sai sempre con chi sono. E mi segui, mi sfianchi, di farmi male non ti stanchi. E incedi nella tua follia, che adesso è anche la mia. Mi cerchi, mi chiami, mi trovi e mi richiami. Sai sempre dove sono, sai sempre con chi sono. E mi segui, mi sfianchi, di farmi male non ti stanchi. E incedi nella tua follia, che adesso è anche la mia. Fino a quando non saprò fermare questo gioco micidiale che mi lega a te. Che mi lega a te. Sia in difesa che in attacco, resti sempre sotto scacco. Sotto scacco, il disco che ha permesso poi via libera ai Darmak. Complimenti ragazzi, perché è davvero bellissimo, bello bello bello. Adesso poi ci addentriamo nel discorso, perché comunque la gente ha capito, e anche quelli che sulla nostra chat personale della radio hanno scritto complimenti, perché si parla di un di qualcosa di sociale davvero importante, che abbiamo vissuto proprio qualche settimana fa, no? La giornata mondiale contro la violenza delle donne, che quest'anno purtroppo, purtroppo consentitemelo, perché comunque è un evento molto molto importante, no? da condividere, da dimanare, da tante cose da fare. Quest'anno forse è stato un po' messo da parte perché è morto Maradona e molti poi si sono schierati contro, insomma una guerra sociale che neanche vi sto immaginare. Però i ragazzi che hanno scritto queste canzoni sono i Darmark. Hanno scritto davvero qualcosa, una storia, ecco, una storia che magari viene racchiusa un po' in queste violenze, no? Che un po' di donne continuano ad avere. Cosa pensate voi, ragazzi? Guarda, qua c'è tutto il retroscena, cioè devi pensare che quando io scrissi questa canzone, la scrissi originariamente per Paola Turci, che è stata un po' la mia madrina, che anni fa mi ha dato una mano, una spinta, diciamo, mi ha consigliato,
mi ha aiutato anche con la prima tesi. Io volevo scriverlo per lei questo pezzo, poi alla fine me lo sono tenuto e con adesso con Michael l'abbiamo ritrovato molto attuale, ahimè, diversi anni dopo, e l'abbiamo, come senti, anche riportato musicalmente al mondo di oggigiorno, al 2020. Purtroppo, ragazzi, questa vorrei dire che è una storia di fantasia, ma in realtà quanto lo possiamo dire? Cioè, quante persone ci sono, quante donne e anche quanti uomini ci sono che hanno subito, che stanno subendo, stanno giocando a scacchi con lo stalker? Davvero tanti. E purtroppo io non voglio assolutamente entrare nelle polemiche, a me non importa che sia passato in secondo termine, in secondo piano, perché è morto Maradona, grandissimo sportivo, chapeau. E il problema è che comunque se ne è parlato troppo poco del fatto che quella giornata serviva a ricordarci che la violenza è comunque sempre sbagliata, che l'ossessione e la compulsione sono delle cose da curare, che purtroppo lo Stato non protegge la donna media. È inutile che io voglio fare polemica in questo senso, e ve lo dico, questa canzone ha un fare polemica, un fare molto politico, a noi non sta bene. E ti dico pure una cosa, che due uomini cantino questa canzone, non una donna, secondo me è proprio la cosa più importante, perché questa canzone non è solo per le donne, ma è soprattutto per gli uomini, specialmente per quelli giovani. Esatto, esatto, e per gli uomini, perché devono smetterla, insomma, di avere questo potere stupido contro le donne. Cioè, dove nasce, ragazzi, la parità del sesso, secondo me, è la base e il rispetto di tutto, no? Michael? Assolutamente, assolutamente, noi siamo d'accordo pieno, appunto, e quello che volevamo fare noi con questa canzone era sicuramente mettere, sai, un pulce nell'orecchio all'ascoltatore, a farsi qualche domanda, comunque anche solo ragionarci, ecco, era questo il motivo principale. Sì, perché a volte poi, capito, allora, fare una canzone, magari se uno la crede, torniamo al discorso iniziale, no? Uno fa quello che vuole perché vuole trasmettere qualcosa all'ascoltatore o a chi sia, insomma. Certo. Però se lo senti da dentro fa molto di più, secondo me. Cose che magari altre persone non fanno, anche non solo i cantanti, non solo gli artisti, ma anche politici, eccetera, eccetera, eccetera. Magari vanno lì a celebrare il giorno di questo importante aneddoto, perché è così, perché ogni giorno succedono queste cose, non succede solo quel giorno specifico. Okay? Adesso questo tema potremmo parlare, ma davvero tanto, 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 solo che sapete che abbiamo i tempi radiofonici. No, hai perfettamente ragione, no, infatti non dobbiamo nemmeno appesantire, ci rendiamo anche conto che questo è un momento particolare dove c'è già molta pesantezza. Sapete benissimo che quando mi avete detto questa cosa, io sono stato il primo ad aprirvi, no, gli schermi e la radio, perché è un evento che quest'anno è stato un po' messo da parte, e a me sinceramente da comune mortale non sta assolutamente bene, però ovviamente va secondo me va calcato, vedi, anche nei giorni a seguire, per far sì che magari la gente riesca a capire che è una cagata quella che fanno gli uomini, che si comportano in una maniera così, ma anche le donne che fanno al contrario con gli uomini. Allora, guarda, io posso dirti che io stesso ho subito stalking in passato, quindi non è soltanto una... Ora, noi abbiamo raccontato la storia di una donna perché ci rendiamo di vivere in una società fondamentalmente maschilista e a noi questa cosa non sta bene. Detto questo, ci sono un sacco di donne che fanno stalking nei confronti degli uomini in maniera diversa. La donna è meno fisica, ma ciò non toglie che non possa commettere anche lei violenza. No, giusto, no, perché molti dicono, ma voi pensate... No, a parte che non... che la donna... e vabbè... Però ci sono anche tantissimi uomini che subiscono violenza psicologica, violenza fisica, ma ce ne sono tantissimi. Allora, questa canzone magari può essere un auspicio a tutti coloro che magari hanno, vogliono, ecco, schierarsi nella parte del bene, come noi, punto. Ma infatti noi non abbiamo scelto casualmente questa canzone oggi da portarti qua in radio. Noi, guarda, io sono contentissimo di aver, prima di tutto, fatto un'intervista in primis a voi, no? Come proprio il primo in assoluto dei Darmark. Poi per avervi ascoltato la vostra cover, che mi piace tantissimo, ma il singolo proprio mi rimane nel cuore e vi prometto che lo mettiamo nel nostro rullo della radio, perché va messo, ragazzi. Grazie davvero. Grazie a voi, ragazzi, è stato davvero un piacere. Seguite, allora, come possiamo trovarvi sui social? Almeno vi aiutiamo a fare propaganda, dai. Allora, su Instagram, Darmak, con la K finale, _music, oppure abbiamo un canale YouTube dove trovate, tra l'altro, il video di Sottoscacco che avete appena sentito, il canale YouTube, o lo trovate nel link in bio di Instagram, oppure comunque si chiama sempre Darmak _music.
E se posso aggiungere un'ultima cosa, rimanete in linea perché a breve uscirà il singolo, quello commerciale a tutti gli effetti, seguito anche da un videoclip. Non voglio dirvi nulla, ma una coautrice famosa, molto nota al pubblico giovane e sulle chart di oggi, ci ha aiutato a scriverlo, quindi rimanete, stay tuned e scoprirete chi è questa persona. E voi venite da questa parte, quando siete pronti, chiamatemi, intanto il mio numero ce l'avete, chiamate Emiliano, perché vogliamo essere i primi sempre, mi raccomando. Ormai è una tradizione. Grazie ragazzi, un abbraccio, state bene. Ciao ai ragazzi di Radio Arena, grazie per i complimenti a Mariella, Lidia, Piero e tutti gli altri. A tutti, grazie del supporto. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Abbiamo ascoltato i Darmark, ragazzi, loro sono una forza della natura. Io sono davvero contento di aver avuto con me qui oggi loro. Noi andiamo avanti con la musica perché arriva il prossimo ospite. See me burning slow. Brilliant things. Wake up on brilliant things. Shadows of brilliant dreams will change all that time. Memories. Only gold memories. Cold dark day memories change me. Green to the dust. Somewhere there's something that 1 million eyes can't see. And somewhere there's someone who can't see what I can't see. Amici di Radio Arena, ben trovati, ben ritrovati, anzi, 18 e 26 minuti, ci siamo un po' dilungati con i Darmark, ma Francesca, vediamo se è qui con noi, Francesca, il prossimo artista, vediamo se c'è, ciao Franci. Ciao. Scusa, siamo dilungati un attimo, ma sai, non so se seguivi, ma parlavamo di un tema abbastanza importante, quindi poi quando parte la polemica, no? Non c'è problema, assolutamente. No? Francesca Bonaccina, prossima artista qui con noi, sì. Raccontaci di te, come stai? Prima di tutto da dove ci chiami? Allora, io sono di Lecco, vicino Milano. Sì. E tutto bene, sono felicissima di questa opportunità, è la prima volta che faccio questa cosa, quindi grazie mille. Sei già la terza per noi che fa questa prima esperienza con noi e noi siamo davvero tantissimo felici. Perché sì, comunque. Siamo gasati proprio tantissimo. Allora, raccontaci un po', come nasce la tua passione per la musica? Allora, la mia passione per la musica nasce da piccolissima, grazie ai miei genitori, che anche loro cantano, quindi mi stanno guardando, li ringrazio, perché senza di loro non sarei qui. E quindi, grazie al loro supporto, finalmente sto riuscendo a far sentire la mia musica alle persone, quindi sono davvero contenta.
quindi è il tuo primo disco, il tuo primo inedito? O sì, hai... è il mio primo inedito, che tra l'altro questo inedito è stato portato a Sanremo Unlimited, che ho partecipato quest'anno, e grazie com'è a questa... Calcare? Com'è calcare un palco del genere? È un'emozione fantastica. È vero? Sì, 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 proprio emozioni inaspettate, bellissimo, davvero. Che poi hai calcato il parco di Sanremo vero e proprio, oppure avete fatto altre tappe? No, era un contest a parte, sempre lì a Sanremo, però eravamo a casa Sanremo, quindi ho potuto anche conoscere alcune persone importanti, discografici. Beh, vivere un po' l'atmosfera, che viva poi magari un tuo mito, oppure magari quello che vedi in televisione a febbraio. Sì, ma esatto. No? È qualcosa di bello davvero. Senti, che musica ascolti tu nella tua vita? Ma in realtà un po' di tutto, però allora io sono una persona, diciamo, abbastanza timida, abbastanza riservata in determinati momenti, e quindi mi piace tanto ascoltare canzoni che abbiano un significato, perché secondo me le canzoni, per essere belle, oltre all'aspetto musicale, devono anche avere significato. Questo è molto importante. Quindi cantautorato, eccetera. Esatto, sì. Il tuo artista preferito, però ce lo puoi dire, a noi di Radio Irene, dai. Allora, artista preferito. In italiano a me è sempre piaciuto tanto Jovanotti. Sono una un po' all'antica, nel senso che le canzoni di adesso non fanno parte del mio genere, quindi io sono ancora un po', guardo ancora un po' al passato. È giusto così, anche perché, no, le origini fanno un po', come posso dire, da spalla, no, per poi avere qualcosa di importante dopo, no? Esatto. Anche per i testi, Jovanotti lo ricordiamo quando rappava, insomma, no? E quando i testi erano davvero belli. Adesso con le contaminazioni, come parlavo con i ragazzi di Darmark, le contaminazioni poi ti fanno fare tanta roba, però alla fine poi vai a prendere sempre le origini tra i rock. Sì, esattamente. Ecco, lo stile di Francesca, dove lo troviamo? Allora, io mi definisco un artista pop, però sto realizzando ultimamente anche qualcosa di un pochino più roccheggiante, perché spero davvero tanto di riuscire a passare le selezioni per Sanremo Rock, e quindi nel 2021 riuscire finalmente a calcare il palco dell'Ariston e avere questa opportunità. Ma tu lo sai che Radio Irene può mettere buone parole con Sanremo Rock? Sbirciato un po' il nostro Facebook, il nostro YouTube. Sì, ho sbirciato. Ah, lo sai che il nostro direttore conosce un po' di gentaglia lì su, no? Lo sai? Ecco, brava, te la sei giocata bene la carta. Perché ti sta ascoltando il nostro direttore, lo salutiamo, Nando. Quindi mi raccomando, Nando, Francesco. Vabbè, ma tanto sei giovanissima, dai. Quindi penso che oltre a questo disco che adesso ascolteremo e poi magari lo commentiamo insieme, penso che avrei ancora tanti progetti, visto che comunque siamo ancora tutti chiusi in casa, siamo adesso poi dalla provincia di Milano avete avuto un'altra bella batosta, no? Quindi adesso pian pianino, no? Vi state tirando su di nuovo. Esatto. Altri progetti quali sono? Allora, altri progetti, io faccio anch'io parte della Pulsar Tech Company. Sì. E quindi, allora, ho avuto la grandissima opportunità che mi è stata data da Emiliano e da Patrizia di avere la mia canzone, un nuovo singolo all'interno di un loro film che uscirà prossimamente, speriamo che il Covid ce lo possa permettere, uscirà in uscita mondiale. E quindi speriamo che potrò essere conosciuta. Sono davvero contenta di aver avuto questa opportunità. Vabbè, uscita mondiale, pensa che nel mondo quanti abitanti saremmo, più o meno? Quanti ne siamo nel mondo? 7 miliardi. Su 7 miliardi, qualche cento non si ricordano di te? Speriamo. Va bene, dai, noi siamo contenti perché comunque siete degli artisti. Adesso non voglio fare una paraculata, però quelli che mi ha mandato Emiliano, che stiamo collaborando insieme da questa settimana, davvero tutti bravi, veramente uno più bravi dell'altro. Se io dovessi scegliere non saprei neanche da dove iniziare. Facciamo così, io adesso ci ascoltiamo il tuo disco che si chiama Why. Sì, giusto? Why I, sì.
ok, why high, ecco, poi ci siamo, e poi lo commentiamo insieme, ci racconti un po' come è successo e com'è nato. Te lo annuncio, il tuo primo annuncio radiofonico anche. Sì. Mamma mia. Qui a Radio Nene ci ascoltiamo Francesco Bonacina con Why High. Want to break free? I don't know what to do. The one that I want is you. The one that I want is you. Why I can't stay without you now? I don't know what to do. So I just want to listen to my heart and stay with you for all the time of my life. I can dare and feel alright with your eyes. I scream to the sky, come and be my knife. Why Francesca, buona cena con Why High! Dai, raccontaci, raccontaci, siamo curiosi, dai, siamo curiosi, vai. Aspetta, aspetta che ti accendo il microfono perché altrimenti poi facciamo fatica a sentirti, vai. Ok, allora, questa è proprio la prima canzone in assoluto mia che ho scritto io e diciamo che l'ho scritta tanto tempo fa, quando ero ancora un adolescente, e quindi classici problemi adolescenziali, amore non corrisposto, e quindi dopo una brutta esperienza amorosa, lo posso dire, è nata questa canzone. Se ti sta guardando quella persona lì? No, non credo. Però per fortuna che è successo, perché almeno io adesso ho il mio singolo. Sai che bella soddisfazione, esatto, adesso prendevi, no?
Vedi, per colpa tua, vedi cosa ho combinato. Esatto, quindi molto bene. Molto bene, molto bene, molto. Devo dire, comunque, una bella pronuncia, complimenti, anche se io non capisco tanto, però ho capito più o meno il senso. Sì. Quindi hai scritto anche tu in inglese oppure hai tradotto poi? No, allora, io scrivo principalmente in inglese, perché diciamo che è la lingua nella quale riesco di più ad esprimermi, quindi preferisco sempre, diciamo che le idee migliori mi vengono sempre in inglese. E allora l'ho buttata proprio giù come è venuta. E italiano ti sentiremo cantare secondo te? Italiano prossimamente, sì, ci saranno molte novità che non vedo l'ora di farvi sapere. E tra l'altro, per saperle, vi lascio il mio contatto di Instagram, dove fai pubblicità, fai esatto. Vai. Allora, io mi chiamo Fra_Bonacina, okay. E lì troverete tutte le news, le anticipazioni, tutte le novità, e quindi se volete saperle vi aspetto. Anche perché ci sarà una registrazione di un videoclip su questa canzone? Allora, sì, e tra l'altro ci sarà anche sull'altro singolo, quello del film, che non vedo l'ora di farvi sentire. E quindi davvero in questo periodo ci saranno tantissime novità, tantissime novità. Francesca, prometteci che appena esce il film ci mandi il singolo, così come le altre canzoni noi le mandiamo tutte nel rullo di Radio Irene poi, super volentieri, assolutamente. E, sì, se accendete la radio ogni tanto con l'applicazione potrà anche capitare che sentite il vostro disco. Abbiamo 10 miliardi di canzoni e a noi fa piacere aumentare un po' la dose anche con gli inediti, no, di ragazzi che magari hanno bisogno, no, di essere lanciati tra virgolette, perché siete bravissimi tutti. Io già dico una cosa, un ragazzo che si mette in gioco, no, impegna tanto tempo in questo momento qui, secondo me già va premiato nel piccolo. Noi ci mettiamo il nostro piccolo, quindi è una grande cosa. Va bene Francesca, allora appena esci ti rivolgiamo qui, così assolutamente sì. Bene. Abbiamo avuto Francesca Bonacina con Wahai, mi raccomando, seguitela come e dove? Su Instagram Fra_Bonacina. Perfetto, ciao Francesca. Ciao, grazie. Stai bene, ciao. Ciao. Ragazzi, questi sono i ragazzi che vanno seguiti, bravi, bravi, bravi. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo, dai, con i saluti. Sometimes everybody needs a... Your heart is breaking, and with every single smile you're faking it. I've got it. When every ray of hope is fading, when you're crying out but no one takes you in. I've got it. When you feel as though you're drowning in an ocean, and you try to swim but you can't find the motion, hold on tight and let me take you home. When you try to walk but all you do is stagger, and you try to dance but you can't move like Jagger, I won't leave you dancing on your own. If you're lost and alone in the dark and you're all cried out, ebbene ragazzi, siamo arrivati al capolinea con Let Me Play, con il vostro Dani Murani che ogni pomeriggio vi tiene compagnia per un'oretta circa, facendovi conoscere gli artisti che girano, no, con i loro inediti. E noi siamo davvero felicissimi di ospitarli qui con noi, ma soprattutto siamo felici di collaborare con la Pulsart Academy e con la BMG Record. Un saluto ad Emiliano, un saluto a Patrizia. L'appuntamento è per domani con altri artisti e altra musica. Restate con noi. Ogni radio è unica, ma Radio Irene è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.